avete visto tutti, arrivando fin qui, il padiglione 5 che rappresenta la situazione dei comuni che si trovano nella zona cosiddetta del cratere. Non so se vi siete fermati a guardare i diversi stand, box che sono di molti dei comuni colpiti, troverete molte difformità, vedrete anche alcune cose che a me hanno fatto male come un pugno nello stomaco, nel senso che abbiamo visto le cose delle quali parliamo, le chiese che vogliamo restaurare, quelle per le quali ci stiamo battendo e stiamo lavorando per ricostruire, per riparare. E però vediamo dei progetti che speriamo non vengano attuati, ma a quanto pare la cittadinanza è stata convinta che quelli vanno bene, quelli sono sicuri e quelli possono essere finanziati col denaro pubblico sottratto all'effettivo compito indispensabile, al dovere di recuperare i monumenti, ma anche gli interi centri storici rovinati dal sisma. Sappiamo che Italia Nostra ha come suo obiettivo quello della tutela dei centri storici, ma anche delle case rurali, anche del paesaggio. Noi in questo sfacelo, in questa disgrazia che ci colpisce tutti, anche quelli che non sono direttamente toccati, notiamo però che c'è una mancanza di preparazione scientifica, di volontà e di conoscenza delle regole, perché effettivamente qui di restauro è difficile parlare. Nel restauro sono compresi tutti quegli accorgimenti tecnologici innovativi, sì, e tanto, ma innovativi nel senso di una diagnosi più precisa, di misurazioni perfette, di materiali che si stanno perfezionando e migliorando dopo tutti gli errori fatti in tanti cosiddetti restauri passati, senza neanche citare il Duomo di Assisi, ma insomma ormai le esperienze sono tante che ci consentono di dire che certi tipi di appesantimento delle strutture storiche sono deleteri, mentre il mantenimento di quelle strutture con materiali leggeri, tecnologie davvero nuove e efficaci, sono in grado di dare un grado di sicurezza altrettanto forte quanto le nuove costruzioni. Non è vero né che restaurare e riparare costi di più, ma neanche che sia meno sicuro da un punto di vista sismico. Il fatto è che quest'area non ha un'esperienza di terremoti. In quest'area si pensava che non esistesse questo problema, ci si era dimenticati che 500 anni fa era già successo e quindi si andava avanti evitando di approfondire il problema. In altre aree, come la Romagna, ma come l'Umbria, le Marche, dove questo fenomeno purtroppo è ricorrente, ci sono tecnici preparati, ma i nostri tecnici che sono venuti in questi comuni a cercare di dire ma guardate, queste cose si possono riparare, si sono trovati davanti tanto le amministrazioni quanto i cittadini che non si fidavano e per di più non abbiamo appoggio, cioè le amministrazioni sembrano assecondare pur dichiarando che non vogliono, che vogliono fare i lavori molto mirati, precisi, evitare infiltrazioni mafiose, evitare getti di denaro inutile, ma si stanno tutti orientando verso una possibilità di rinnovare per dimenticare, di costruire altro. E se voi vedete in queste mostre che sono nel quinto padiglione, trovate dei progetti che parlano da soli. Crediamo che se l'anima dei nostri centri, come Crevalcore, come Finale Emilia, come San Felice sul Panaro, come Concordia, vanno avanti con quei progetti, io li ho fotografati, ma qui non ce n'è bisogno, li potete vedere tutti, se vanno avanti con quei progetti davvero ci troviamo senza più i nostri centri storici, un territorio sparito. Non è potuto venire oggi per problemi di salute, questa notte è stato male, Cervellati. Mi ha fatto una lunghissima comunicazione di almeno mezz'ora per dire quello che avrebbe voluto dire e ci manca molto la sua presenza, però certamente recupererà nel grande incontro che stiamo promuovendo oggi, perché è a quello che ci rivolgiamo ed è quella l'occasione per affrontare questi discorsi, non tanto da un punto di vista tecnico e scientifico, su quello ci sono i protagonisti di queste operazioni che sono in grado di darci tutta la documentazione che vogliamo per soddisfare la nostra curiosità ma anche le nostre preoccupazioni. In realtà noi vogliamo coinvolgere
tutti gli storici d'Italia e i cittadini interessati e tutte le associazioni che si preoccupano di questo problema, della mancata ricostruzione dei nostri monumenti e dei nostri centri storici, vogliamo coinvolgere in un'azione dimostrativa. Vogliamo che siano loro a dire no, noi vogliamo ricordare la nostra memoria, la nostra immagine, le cose che stiamo perdendo e che non sono ancora perse del tutto, le abbiamo negli occhi, i materiali sono ancora a terra, molte volte addirittura accumulati da studenti che hanno passato l'estate a lavorare per non perdere neanche un mattone, per salvare tutto quello che c'era perché potesse essere ricostruito. E poi invece si va a dibattere sulle teorie del restauro, qui a situazione avvenuta, ancora calda, con le rovine ancora in terra, e si discute non com'era, non com'era, sappiamo tutti che quando ricostruiamo un monumento non è più quello originale, ma ci sono tutti i segni da lasciare per poterlo far sapere a tutte le generazioni future. Ma dobbiamo anche ricordarci che se cancelliamo quelle cose e mettiamo altre, e vediamo che non sono solo alcuni monumenti stravolti, ma sono proprio le piante delle città, l'essenza stessa dei centri storici. Vediamo Mirandola, una città che è un cerchio, era circondato dalle mura stellate, la patria dei Pico, il regno dei Pico, era un centro che aveva una sua fisionomia ben precisa, come tanti altri della nostra pianura. Ebbene, lì vediamo dei progetti che, con l'idea di volere inserire qualcosa di utile per i cittadini, quindi le case popolari certamente utili, e anche hanno cominciato ad accettare il nostro slogan non più consumo di suolo, rimaniamo nel terreno già edificato, non c'è bisogno di allargarci ancora nelle campagne. Ebbene, con quella giustificazione lì però penetrano con dei cunei dentro a questo mirabile perimetro di un centro storico che aveva tutte le sue curvature, le sue viabilità, che aveva un certo disegno, con un cuneo, perché sono case popolari, che sfonda e fa dimenticare anche il disegno urbano. Ci sembra che le università sbaglino, si cercano di allevare degli studenti, dei ragazzi entusiasti su questi progetti. La fantasia va sviluppata, ma va sviluppata con una bella e chiara differenza tra la norma e la fantasia. E occorre mettere anche delle idee nuove, ma intanto abbiamo tante periferie da redimere. Abbiamo tante cose da cambiare e da migliorare, ma i nostri centri storici sono il nostro tesoro, dobbiamo conservarli. Quindi questa idea di lasciare allargare la fantasia per andare avanti con progetti non giustificati, addirittura un giovane insegnante che insegna qui all'Università di Ferrara, che lavora per un laboratorio di diagnostica e anche di analisi molto dettagliate, di rilievi, per restituire i monumenti in tutte le loro specificità e anche mantenere un controllo continuo nel tempo delle diagnosi fatte. Bene, mi diceva che era stato coinvolto per rilevare una chiesa sulla quale occorreva ripristinare una copertura, tanto per non far deteriorare ancora più i materiali. Nel rilievo esattissimo che aveva fatto si è trovato il progettista, che lo ha rimproverato perché si era sbagliato, aveva disegnato un'ellisse anziché un cerchio, perché loro la copertura l'avevano già progettata come un cerchio, cioè neanche capaci di misurare. E allora che credibilità hanno queste persone, che sono un po' più di modestia e un po' più di serietà? La politica dei centri storici è nata qui, la tutela dei centri storici è nata qui. C'è un istituto per i beni culturali in questa regione che ha raccolto in 40 anni 100.000 pezzi di documentazione di questi centri, anche di quelli che oggi sono distrutti, e ci sono tutti gli elementi per vedere com'erano, dalle foto aeree ai catasti storici. Si fanno delle operazioni, delle analisi, e sono state fatte di grandissimo dettaglio utilizzando questi materiali per dare delle indicazioni su come intervenire. Il problema è che non vengono chiesti. Tutti questi materiali raccolti dentro all'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, la Regione, il nostro commissario, non li ha chiesti, non li ha voluti per organizzare questo intervento, questa serie di interventi. E questo è il problema. Cioè, dobbiamo farci ascoltare. Io confesso che sono un po' turbato, perché la realtà vince il sogno. Mi ero preparato il compitino
per dire le cose che cercherò di dire brevemente ugualmente, ma la visione della realtà appunto al piano sottostante mi sembra superare ogni confine. Sono esposti una serie di progetti che letteralmente non si capisce da quale senno possano nascere, come possano prendere forma, quale sia la cultura che li produce. Una volta si accusavano geometri, no? Creatori di un'architettura geometrile, si diceva allora. Ma qui siamo al di là di questa, sinceramente, l'inserto della cattedrale di Mirandola è oggettivamente orripilante, non c'è altra possibilità o ragione, e questo bisogna dirlo in maniera molto esplicita, e mi auguro che da Italia Nostra e dall'incontro di Mirandola stessa la realtà possa uscire molto esplicita. C'è una cosa che da storico dell'arte non può essere mai dimenticata, ed è che la città italiana, dalla città di Calibro al più piccolo insediamento, è di gran lunga la creazione più alta della civiltà artistica italiana. Questo è un punto che da storico dell'arte deve essere superato, affermato, superando anche gli schemi di categoria, no? Che dividono i generi, facendo della pittura la più celebrata tra le possibilità espressive. No, la città italiana è la perfezione vivente, non ha perfino l'ultimo paese della Calabria, non parliamo di Mirandola o di Crevalcore, sono luoghi di straordinaria identità che sono stati molto ben definiti negli anni passati, perfino abusato discorso sul non luogo di Marco Augé e sulla perdita in caso di distruzione o di variazione, la perdita di identità e di identità culturale che questi luoghi genererebbero non per se stessi ma per la cultura intera. Non parliamo delle situazioni regionali cui è stato fatto cenno. Chiaro che l'Istituto per i Beni Culturali, per quel che credo, e Marina l'ha detto bene, era nato proprio per questo, era nato per fornire alla giunta regionale una consulenza di reciprocità operante, in modo che la politica, e questo l'aveva voluto Guido Fanti, fosse cosciente di ciò che operava, alla luce di una verifica di natura intellettuale, storica, degna di questo nome. L'Istituto non ha altra verità, non è un collegio per nobildonne o un'opera pia, è evidentemente un luogo nato per, appunto, come dice la legge, per la gestione, per la consulenza della giunta regionale nell'ambito delle sue decisioni centrali. Detto questo, davvero non si capisce quale sia allora la formazione di questa imponente agenzia cooperativa che unisce troppo chiaramente gli interessi non solo dei costruttori o dei progettisti, ma di un residuo cooperativismo rosso o bianco, non importa, che si è fatto carico e si fa carico degli affari futuri, degli interessi bancari che sono dominanti, di un capitale erratico che della crisi non trova altra possibilità che la distruzione o la sovrapposizione. Qui non ce n'è per tutti, non è possibile immaginare che il capitale che si muove possa essere così sbandato e incapace di decisioni, se non quelle della... Qui e poi il problema è peggio, io mi ero preparato a parlare di distruzioni, cioè di creazioni di tipo aquilano
di un non luogo, che resta comunque un'ipotesi terrificante, ma qui c'è, si ritorna ancora più indietro, cioè all'inserimento negli edifici esistenti di altre formazioni e di altri edifici inseriti come, non so, come buboni, come cose malefiche, non c'è bisogno di dire troppo. È la situazione peggio di quello che poteva essere immaginato. In questa situazione, chiaro che torna fuori dal passato, che proprio l'Istituto ha discusso a suo tempo, un concetto antico, che è quello della deviazione tra conservazione, cioè manutenzione, e sostituzione. Si sta lavorando ormai trionfalmente al concetto di sostituzione. I vecchi termini del restauro come manutenzione sono stati allontanati come inefficaci. Il dopoguerra in fondo aveva tentato un'operazione di questo genere e a certe persone, come lo stesso Alfredo Barbacci per Bologna, bisogna riconoscere che una certa resistenza sulla conservazione, un po' non completamente riuscita, bisogna riconoscergliela. Ma adesso la sostituzione ha vinto completamente. Il caso aquilano è là, vale per tutti, ma sembra che nessuno se ne renda conto. Anzi, ripeto, è meglio adulterare l'esistente sciupandolo completamente e poi il resto non lo conosciamo. Il resto probabilmente è la costruzione degli infiniti non luoghi che, come i 19 dell'Aquila, andranno ad abitare le vicinanze, rendendo impossibili le relazioni identitarie, la cultura del gruppo, perfino la presenza del bar o dell'osteria, che resta pur sempre, dopo le dimissioni della parrocchia dalle sue capacità di riunione, perché tale mi sembra che credo sia fortemente orientato alla sostituzione rispetto alle vecchie chiese, restano i nuclei del vivere, i nuclei dell'essere in relazione, appunto quelli che danno luogo al non luogo. Si può continuare a lungo, ma vi chiedo scusa, credo che sia bene che lo Salvio parli, perché è più bravo di me. Scusate se mi sono intromesso, ma avevo un altro piccolo impegno. Perché qui è stato toccato un tema della Chiesa che sarà toccato oggi pomeriggio alle 14.30 in maniera molto... Certo, ma io volevo dire per oggi, perché andiamo un passo alla volta. Allora, oggi pomeriggio alle 14.30 si parlerà proprio delle 555 chiese che sono state toccate dal sisma, non solo in Emilia-Romagna purtroppo, ma anche in Lombardia, provincia di Mantova e di Rovigo. Chiese che sono all'ingresso, sono illustrate in un fotomontaggio dove abbiamo illustrato tutte le chiese che sono state coinvolte dal sisma. E oggi pomeriggio appunto abbiamo una rappresentanza da Roma, ecco, che ha portato anche qui. E il tema dominante del convegno di oggi pomeriggio sarà proprio quello di conservare le chiese e gli istituti religiosi, eccetera. Quindi non c'è nessuna intenzione di arrivare, vi posso garantire che anche da parte della soprintendenza, eccetera, sta prevalendo invece l'interesse a conservare il patrimonio nella maniera più assoluta e laddove possibile sempre. Qui sono stati individuati tre tipi di intervento, che sono quelli del restauro fino al 25%. Cesare Brandi parlava proprio che fino al 25% riusciamo ad avere una parte importante che è l'originale, che può dare ancora un senso di quello che era l'originalità dell'edificio.
quando si va oltre il 25% c'è una riqualificazione che dipende poi anche dall'intervento, e ho la ricostruzione vera e propria, e lì entriamo nel dovere, non com'era, e tutte queste situazioni che significano, intanto volevo anche dire, qui nel titolo c'è com'era ma non, e dov'era, ma il tema dell'anno scorso della parola dovere non com'era non voleva dire che si voleva distruggere la realtà dell'edificio, voleva dire che nell'intervento di restauro bisogna intervenire affinché nell'eventualità di un altro sisma non crolli di nuovo tutto, quindi non esattamente come era prima, perché se è come era prima, se è crollato ricrolla, quindi il concetto era questo, almeno io l'ho concepito così. Poi c'è qualcuno che invece ha ritenuto che bisognava andare oltre, ma quella è un'altra storia che io non condivido. Mi ripromettevo un compito che non credo neppure arduo, perché discende da una intelligente lettura della normativa. Noi diciamo che il com'era, dov'era è un vincolo di legge, è normativamente imposto, non si discute neppure. Non spetta a me, insomma, dovevano essere gli amici a dimostrare la fatuità delle questioni teoretiche che vengono poste dalla cultura accademica del restauro, che irridono al com'era e dov'era. Ma insomma, non si è sufficientemente riflettuto che il tema del restauro con il codice dei beni culturali ha assunto un nuovo innovativo rilievo normativo. È ben noto a chi ha ragionato e applicato la legge la gloriosa legge del 39, la legge del 39 di restauro non parla. Il termine di restauro non è fino a un certo momento nella produzione normativa di regioni e dello Stato, non è termine normativo. Ci si affidava alla cultura che avrebbe elaborato i propri modelli di intervento che in effetti hanno poi portato assai spesso a delle applicazioni arbitrarie contro l'arbitrio dei restauri. Parlò con la sua autorevolezza Brandi con la sua carta del 1972, che oggi viene invocata da quella culturetta accademica del restauro, mal capito il Brandi, ci viene opposto. Dicevo, la regione Emilia-Romagna, tra i meriti che sono stati oggi ricordato, ha quello di avere per la prima volta introdotto nel ordinamento normativo il tema del restauro. La legge regionale dell'Emilia-Romagna di tutela ed uso del territorio per la prima volta norma il restauro, e la normativa della regione Emilia-Romagna viene poi assunta nella legge nazionale, quella per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 457 mi pare del 78, che assume come compito fondamentale della responsabilità della comunità di conservazione delle proprie città e del proprio patrimonio storico urbano il compito del restauro, e norma il restauro in modo molto stringente sul modello della, guarda il caso, sul modello della norma regionale dell'Emilia Romagna, la quale poi ha condotto una prassi di pianificazione coerente con quel modello. E noi dicevamo, quando è successo l'evento che ha distrutto una parte per quantità e qualità rilevante del patrimonio edilizio urbano di interesse storico, questo è un territorio che ha i suoi schemi di tutela in una pianificazione matura. E quindi avevamo la convinzione, subito smentita,
dobbiamo pur dire che la ricostruzione sarebbe avvenuta secondo quei modelli normativi inventati dalla Regione Emilia-Romagna ed elaborati anche dall'Istituto dei Beni Culturali Emiliani Cervellati. Invece no, perché la Regione Emilia-Romagna ha fatto una pessima legge di ricostruzione. Noi lo abbiamo detto, abbiamo tentato anche di poterne discutere, non c'è stata la opportunità di incrociare opinioni diverse. Perché che cosa fa la legge, che numero abbia, non lo ricordo più, di ricostruzione della Regione? Sospende per la parte che è colpita dal sisma l'applicazione rigorosa della propria pianificazione territoriale e consente allo stesso proprietario dell'edificio, che secondo il vigente piano regolatore ha un vincolo insuperabile di restauro e ripristino, la legge regionale aveva con un rigore filologico disciplinato anche questo modo di intervento per ripristino. Quando un edificio che ha questo valore insieme nell'ambiente del centro storico, se viene per una qualunque ragione, viene colpito così da essere leso nella sua integrità fino a ben oltre il 25%, anche oltre il 25% a cui qualcuno fa riferimento, ebbene con questo rigore deve essere ricostruito. Ebbene, quei beni che per un evento che non sia sismico e che abbiano nella pianificazione territoriale il riconoscimento di bene essenziale come elemento compositivo dell'unitario centro storico, hanno l'obbligo della fedele ricostituzione. Se non è il sisma ad averlo leso nella sua integrità, ha da essere ricostruito così come vuole il piano regolatore. Se invece è il sisma che ne ha leso la integrità, ebbene la disciplina rigorosa del piano regolatore è sospesa. E cioè, a noi passa francamente questa una assurdità, che però ha trovato poi una articolazione nella legge molto precisa, perché non soltanto sarà possibile per il danno al singolo edificio di valore storico secondo il riconoscimento della pianificazione territoriale, non soltanto quello, sarà possibile di essere demolito per la parte che è rimasta e ricostruito in libertà, ma la stessa morfologia dei centri storici per i piani di ricostruzione che la legge di ricostruzione della Regione Emilia-Romagna ammette sarà possibile a discrezione delle amministrazioni. Noi abbiamo fatto affidamento sulla saggezza e sulla cultura delle amministrazioni, ma il modello normativo della legge consente di alterare la morfologia degli insediamenti storici, cioè è quello che da sempre la cultura della città esclude. Ebbene, la Regione Emilia-Romagna, che ha quel primato, ammette la possibilità di rivedere proprio la morfologia, la composizione degli isolati, l'assetto stradale. Ecco, questa lesione della coerenza di pianificazione territoriale della Regione Emilia-Romagna ha trovato però, ecco, questa è una saldatura nella attitudine delle istituzioni della tutela dello Stato. Perché è vero che non hanno la firma del soprintendente, o meglio del direttore regionale, perché qui si sa che la direzione regionale ha assunto integralmente i compiti della ricostruzione, con un'interpretazione a mio avviso discutibile della famosa ordinanza della segreteria generale del ministero subito dopo il sisma, che dava alle direzioni regionali un compito molto
penetrante, quasi esclusivo, ma per, lo diciamo solo per la fase della emergenza. Ebbene, direzione regionale accredita quei progetti, nel senso che li ha promossi, ha eccitato alcuni istituti universitari a esercitare, a far esercitare i propri allievi, perché sui temi della ricostruzione di edifici di interesse storico artistico, quindi affidati alla tutela della sovrintendenza, si esercitino per trovare delle soluzioni, come se per il restauro esistesse una vasta gamma di soluzioni possibili. No, il restauro è uno solo, e la sovrintendenza non può rimettersi all'estero degli istituti universitari e molto fantasiosi giovani che si sono esercitati. Io vi invito, non so se qui sia riprodotta la mostra dei progetti che l'UAV di Venezia ha presentato per la ricostruzione, per l'intervento, insomma, della chiesa parrocchiale di San Felice sul Panaro, una chiesa che ha ancora la sua impostazione strutturale ben presente, che è conosciuta, documentatissima. Ebbene, non c'è alcuno di quei progetti che riproponga, perché ahimè chi guida quegli studenti è vittima di quel pregiudizio della questione controversistica del com'era e dov'era. Nessuno di quei progetti messi in discussione dalla direzione regionale, che non assume alcuna responsabilità di scelta. La questione del restauro è una questione in discussione. Si apre la discussione, la scelta quale sarà. Non sono da parte delle istituzioni statali della stessa indicati dei principi, quindi la ricostruzione avverrà caso per caso senza principi. La parrocchiale di San Felice probabilmente corrisponderà a uno di quelli estrosi progetti. La chiesa di San Francesco di Mirandola, una chiesa che è una delle prime chiese francescane, peraltro, che è il mausoleo antico della Mirandola, la sovrintendenza per questa, non diciamo la sovrintendenza, diciamo le istituzioni, perché poi le sovrintendenze sono state totalmente esautorate, quindi la direzione regionale ha accreditato come forse la soluzione più opportuna il consolidamento di quello che è rimasto, e poi sui ruderi consolidati, congelati del mausoleo del Pico della Mirandola, una struttura petracciaio che magari accenerà come sagoma a quella preesistente. Questo è un progetto che è stato presentato in una conferenza, convegno, promosso dalla responsabilità istituzionale. Ecco, questo è ahimè il motivo di grave responsabilità che noi agitiamo, questo incontro di cattive intenzioni della regione Emilia Romagna, dobbiamo dire, delle istituzioni statali della tutela. Il restauro, dicevo, avevo cominciato così, il restauro è diventato poi, con il codice dei beni culturali, norma, ed è normato in modo molto, molto preciso. Il recupero è indicato quando non si tratti più di consolidare la integrità offesa e lesa, ma quando il bene sia perduto. L'alternativa, la terza ipotesi dell'articolo 29 in tema di conservazione, parla di recupero. Recuperare è il bene che si è perduto e che viene riproposto alla attualità di chi lo vuole sul modello di quello che è perduto. Ma certo che non è più quello
abbiamo detto e sentito, non è un falso, perché sa benissimo di essere la ricostruzione, ma quale mai altro modello ad esserci perché sia investita la responsabilità istituzionale della sovrintendenza, della direzione regionale? L'alternativa qual è? La soppressione del vincolo. Non esiste altro modello per l'esercizio della funzione istituzionale del restauro se non l'edificio così com'era prima che fosse sottratto alla funzione e al suo ruolo urbano, se è una chiesa, al suo ruolo devozionale. Che competenze ha la sovrintendenza di valutare la qualità dell'architettura che viene immaginata dagli studenti che si sono esercitati sulla guida del loro insegnante dell'Istituto Universitario di Venezia, di valutare la qualità dell'architettura di oggi? Se intende su questi edifici la sovrintendenza esercitare la sua competenza istituzionale, non ha che quel modello, ed è un vincolo di legge. Oggi non è possibile fare altrimenti. La questione teoretica è una questione che non ha motivo di essere agitata, perché incontra uno scoglio normativo. Sarà una legge mal fatta. La regione Emilia Romagna ha creduto che la sua legge fosse mal fatta, ha creduto che il restauro non si dovesse fare, e ha fatto una pessima legge che ha esonerato gli amministratori comunali dall'osservarlo. Le istituzioni dello Stato, se non vogliono fare il restauro, come dice il codice dei beni culturali, ci facciano promotori di una riforma del codice dei beni culturali. Credo che sia il caso di far fare qualche domanda. Maria Pia Bernardi, una piccola interruzione, non so quanto tempo ci lasciano ancora. No. Credo che uno degli argomenti principali portati a difesa di questo mantra un po' sciocco del dov'era ma non com'era è quello economico, cioè costa di meno demolire e ricostruire che non restaurare. Ecco, io credo che, mi rivolgo in primis a Marina Foschi, che ha organizzato un convegno proprio su questo tema, sia utile dire due parole anche in questa direzione. Credo che se ne parlerà moltissimo anche il 4 maggio, perché appare di questi tempi purtroppo un argomento dirimente, ma anche quello penso che ci siano molti stereotipi da Brevemente, mi dispiace che sia andato via l'ingegner Dazzi, che insieme con Pierluigi Cervellati ha progettato la ricostruzione della Torre dei Modenesi a San Felice sul Panaro. Un progetto che vedete esposto, a differenza di tanti altri, questa è una ricostruzione vera e propria. Finale, sì, chiedo se... La Torre dei Modenesi a Finale Miglia, certo, scusa. Però è un fatto, e nel convegno che abbiamo tenuto a Forlì in settembre, quando abbiamo presentato la mostra che era stata fatta per questo salone un anno fa, noi abbiamo voluto chiamare degli strutturisti importanti proprio perché testimoniassero quanto sia meno costoso, innanzitutto, più utile e anche sicuro, perché noi non sappiamo oggi queste immissioni di cemento nelle strutture murarie e muratura di mattoni, fino a che punto riescono a reagire ad un martellamento fra queste strutture vicine. Non abbiamo la stessa demolizione, le stesse opere provvisionali che sono state finora finanziate hanno dei costi superiori a quelle che l'ingegner Dazzi insieme con Lo Savio e Cervellati avevano già dimostrato che potevano essere risolutive per gli stessi monumenti, non provvisionali. Delle opere leggere, mirate, calibrate, con le tecnologie che oggi veramente ce lo consentono, alcune le vediamo anche in questo salone, ci sono, si possono fare, se gli ingegneri sono bravi e sanno fare i calcoli, che si possono fare, ci dimostrano che hanno
le stesse prestazioni anche in caso di sisma, non è che non ci sia da fidarsi. Abbiamo visto cosa è successo al Duomo di Arezzo, che è crollato per un peso di cemento eccessivo messo sulla cupola. Non possiamo dire che le soluzioni sono quelle di sostituire col cemento. Noi dobbiamo vedere perché quelle strutture sono rimaste, studiarle esattamente, fare una diagnostica particolarmente attenta. Questa Università di Ferrara in questo campo avrebbe tutti gli strumenti, ha tutti gli strumenti per farlo, utilizziamoli, ma non per la fantasia di progettisti che non sono neanche preparati, che non vanno neanche a misurare quello che, su cui devono intervenire. Costa meno, queste riparazioni sono meno nocive, meno dannose, ci sono meno lavori da fare, costano meno che sostituire con questi mega progetti, ne vediamo, ne abbiamo visti, e sono veramente dannosi e costosi. Anzi, la motivazione unica ci viene da pensare è proprio quella che su questi costi così alti qualcuno debba guadagnare. Purtroppo le imprese che sono meno preparate, mentre abbiamo un gran bisogno di bravi artigiani, finché ce ne sono ancora, di riqualificati, qui a Ferrara si stanno riqualificando i direttori di cantiere di restauro, sono delle scuole importantissime perché formano quella manodopera indispensabile per un'azione capillare, meno costosa, ordinaria, di manutenzione prima ancora e anche di adeguamento sismico. Io avrei piacere che una testimonianza venisse fatta da Anna De Rossi, è la presidente della sezione d'Italia Nostra di San Felice sul Panaro, per questi lapsus di prima. Lei ha vissuto questo terremoto sulla pelle. Tutto quanto è stato detto finora è assolutamente vero, tutto quanto è stato detto nell'immediatezza del fatto si è profeticamente, ahimè, avverato. E io vivo nel quotidiano in una realtà che vedo ogni giorno, il centro storico di San Felice, che non ho voluto abbandonare, nel quale strenuamente riesco a continuare a vivere, dove ormai vediamo che le attività all'interno del centro storico via via si stanno spostando in una sorta di new town che è stata costruita, chiesa compresa, municipio compreso, al di fuori di quello che è il centro storico. Centro storico peraltro bellissimo, centro storico che deve essere recuperato come un'entità autonoma composta di vari elementi che appunto sono le varie realtà che lo compongono, dalla parrocchiale alla torre civica che è quasi interamente crollata e che dovrà essere ricostruita, perché come giustamente il dottor Lo Savio ha sottolineato, la ricostruzione si impone e si impone esattamente in un recupero integrale del bene, anzitutto in virtù di quello che è il dettato costituzionale che supera qualunque tipo di obiezione. La paura, la grande paura, è la paura dell'indifferenza, e purtroppo questa indifferenza non riguarda soltanto i semplici cittadini che sono stati costretti poi anche dalla paura ad abbandonare i centri storici, ma purtroppo riguarda anche chi ci amministra, che vede in questa situazione un problema da risolvere, non una realtà da tutelare. A questo si aggiunge appunto il fatto che diventa molto più semplice distruggere, demolire, sostituire con realtà assolutamente improprie, povere, che deturpano, ma in modo irreversibile, un patrimonio importantissimo, perché la nostra, io credo che la nostra grande ricchezza è la diffusione anche nei momenti di, diciamo così, più semplici, più umili di vita quotidiana, la diffusione, dicevo, di queste realtà importanti sotto il profilo culturale e sotto il profilo identitario. Se non si interviene in maniera forte dall'alto per imporre la tutela,
noi non abbiamo nessuno strumento per poterci difendere. Ritengo che appunto questo convegno importante che sarà a Mirandola a maggio debba essere un grido, un richiamo forte all'arroganza di chi crede di poter superare per l'appunto quello che è il dettato costituzionale anzitutto, in virtù del quale noi dobbiamo esigere il ripristino e la ricostruzione dei nostri centri storici. E non si può pensare che al privato sia rimessa, alla buona volontà del privato sia rimessa la possibilità di salvare un bene, vuoi che ci sia un vincolo ex legge, vuoi che ci sia un vincolo di piano. Perché la proprietà è garantita e tutelata al privato, ma prima che a lui, se quel bene di cui è oggetto la proprietà è un bene culturale, appartiene a tutti noi, perché quella singola componente che forma quella realtà più complessa che, come dicevo, nel nostro caso è il centro storico. Accanto a questo sarà però necessario ripensare a quelle che sono state le funzioni del centro storico, della vita che in questo centro storico si svolgeva, perché se riflettiamo sul fatto che, faccio esempio di San Felice, tutto è stato spostato al di fuori, pochi commercianti, pochi cittadini si stanno disperatamente ancorando a questo luogo, ma vediamo arrivare nuove realtà, nuovi abitanti, non c'è nessuna critica. Negozi che vengono ristrutturati, adesso specialità campane, io ci mancherebbe nulla contro le specialità campane, ma voglio dire, l'Emilia è una terra di eccellenza per quelle che sono le realtà, anche proprio, diciamo così, i prodotti tipici, eccetera. Come è possibile che si stia snaturando completamente il quotidiano? Quindi, dicevo, ripensare anche però a un recupero di quelle che erano le funzioni all'interno del centro storico, perché altrimenti sarà un recuperare qualche cosa che poi non avrà più nessuna ragione d'essere, nessuna ragione di vita. E su questo concludo, grazie. Questo appuntamento è maggio, 4 maggio a Mirandola. È una giornata di sensibilizzazione. Non verranno date ricette particolari, si tratta di cercare di capire, di vedere cos'è successo in questa città, guardarsi attorno, passare la mattina camminando fra le devastazioni, farsi un'idea del problema che comporta la ricostruzione e ritrovarci poi nel pomeriggio, speriamo tantissimi, perché la manifestazione è organizzata da Tommaso Montanari, un famoso giornalista che appoggia Italia Nostra e che già all'Aquila un anno fa esatto, nel maggio del 2013 e poi anche in precedenza, ma l'anno scorso aveva organizzato una manifestazione enorme con una presenza oceanica di persone che hanno semplicemente con la loro presenza testimoniato la volontà di recuperare l'Aquila, di cambiare registro, di cominciare a restaurare. Allora sembrava che davvero ripartisse la situazione con una brava soprintendente che aveva ottenuto di vincolare tutto il centro storico e ripartire da lì. Poi abbiamo visto che anche lì le cose non hanno funzionato come sembrava. Vogliamo riprovare anche a Mirandola, vogliamo portare tutte le associazioni, l'associazione degli storici dell'arte, tutti, da tutta Italia. Vogliamo portare tutte le associazioni, una ventina che hanno già aderito e che saranno presenti come erano state presenti all'Aquila, che inneggiano la tutela. È proprio come ci ha fatto capire bene Emiliani, che ha inventato questo Salone del Restauro, come ha inventato l'Istituto per i Beni Culturali di questa regione, che è stata la prima in Italia ad avere queste iniziative, ci ha spiegato perché per gli storici dell'arte non ci sia dubbio su che cosa sia il restauro. Evidentemente i dubbi sorgono quando ci sono degli interessi economici diversi. Quindi noi vogliamo che se venga fuori un grido che dimostri da un lato che vogliamo le nostre città come erano, dall'altro che ripararle non costa di più, che demolirle non costa di meno,
che costruire questi edifici nuovi, anzi, viene quasi imposto proprio perché costano di più e qualcuno guadagna. E forse guadagna di più chi non ha in mano un mestiere abile e sicuro. E se costasse anzi anche di più? Cioè, questo è un argomento che non mi, come dico, può essere un argomento debole, perché qualcuno potrebbe riuscire perfino a dimostrare il contrario. Ebbene, ammettiamo che costi di più, riconosco che costi di più, questo non è un limite, non è assolutamente un limite. Il patrimonio storico artistico ha una copertura costituzionale assoluta, quindi la spesa per la ricostruzione come si deve del patrimonio offeso dal sisma è un primario obbligo costituzionale, costi quello che costi. E se appunto il bilancio, ahimè, dovuto mantenere in quei limiti di riduzione della spesa non lo consente, beh, perché no pensare ad una tassa di scopo? Una tassa di scopo che viene distribuita nell'intero corpo dei cittadini italiani con un sacrificio per ciascuno minimo, verrebbe sentito come un dovere civico e non troverebbe, io credo, assolutamente un rifiuto nell'opinione del nostro paese. Se non ci sono le risorse per una integrale ricostruzione, si adotti la tassa di scopo. Un atteggiamento che noi abbiamo constatato nelle autorità ecclesiastiche, che non dimostrano quel interesse che si doveva in realtà immaginare per la integrale ricostruzione del loro patrimonio di interesse religioso. Anzi, insomma, c'è perfino la convinzione che questa sciagura che ha escluso dai circuiti principali devozionali molte chiese che non sono più officiate o officiate soltanto in occasioni straordinarie sia un modo per liberare le autorità ecclesiastiche dalla gestione troppo impegnativa di un patrimonio. Ma insomma, la Chiesa invece sappia che è un dovere della comunità nazionale provvedere integralmente con le risorse pubbliche alla ricostruzione del patrimonio di interesse religioso che abbia la qualificazione di interesse storico-artistico. È un dovere della collettività e insomma sappiamo che l'autorità ecclesiastica molto spesso nei confronti dello Stato ha un atteggiamento rivendicativo abbastanza aggressivo perfino talvolta, ma insomma questa è l'occasione per pretendere dallo Stato italiano, dalla comunità intera dei cittadini italiani, che la spesa per il restauro integrale del patrimonio storico-artistico di interesse religioso sia realizzata. È una rivendicazione che non sentiamo fare dall'autorità ecclesiastica, che spesso appunto oppone la dimensione insostenibile finanziaria dell'operazione. No, la Chiesa deve pretendere dallo Stato italiano che sia assunto integralmente dalla comunità la spesa della ricostituzione del patrimonio di interesse culturale e religioso. Mi viene in mente, non è un ricordo solo personale, che uno degli avviamenti giovanili a questo mestiere, bene o male che sia andato, è stata la lettura un po' casuale ma vera di un racconto di Marcel Proust nel 1896, nella raccolta che quasi nessuno conosce, intitolata Le plaisirs et les jours, che uscì appunto alla fine del secolo. Il racconto concerneva le grandi chiese
gotiche francesi che venivano chiuse dallo Stato francese in seguito alla famosa polemica che aveva portato alla rovinosa legge di Aristide Briand, presidente del Consiglio, e che spaccava in due, come del resto veniva in Italia, Chiesa e Stato, problema che è rimasto così tale fino a tempi recenti. Ecco, in quel racconto lo sbalordimento di Marcel Proust, nei termini che potete immaginare, per una chiesa che vedeva di quelle proporzioni abbandonata a se stessa e abitata dalle vegetazioni ormai abbandonate, è una delle prime immagini che ho avuto nella vita e credo che sia quella da coltivare anche in questo caso. Grazie. Certo c'è il problema della manodopera, ma questo è un altro tema che deve essere fatto risorgere, perché è inaudito che un paese moderno abbia di fatto eliminato qualunque scuola tecnica professionale, qualunque istituto d'arte, qualunque scuola di arti e mestieri, portando tutto a livello di un fantomatico liceo artistico dove con le mani raramente si lavora. Quindi il tema del restauro lo dico anche perché domani devo dire qualcosa alle Accademie di Belle Arti che adesso subentrano nell'esercizio della didattica del restauro. Ma bisogna restituire al paese la mano d'opera prima ancora di pensare al restauro. E l'Accademia non so se sia il luogo più adatto. Pensate, un paese senza istituti professionali. E questo è il risultato di una specie di suicidio dovuto a una falsa industrializzazione delle quali ora paghiamo i conti e che non tornerà mai indietro, perché basterà una mossa del Brasile o dell'India per mandarci in campagna, evidentemente. Quindi il ritorno del lavoro e della capacità e dell'intelligenza è un grande tema che riguarda proprio il restauro come restauro e manutenzione. Senza mani e senza intelligenza non si lavora. Grazie, volevo dire che sono assolutamente d'accordo con il professor Rosario, oltre che con Emiliani, sul problema della tassa di scopo, però è una di quelle cose che o si impone sull'onda dell'emozione oppure è difficilissimo applicarla. Mario Pirani la propose all'indomani del terremoto dell'Aquila. Mario Pirani fra l'altro è in parte cresciuto all'Aquila durante il confino, ma diciamo, dimostrò come sarebbe stato sufficiente che ogni italiano pagasse 40 euro e diciamo, tutti allora l'avrebbero pagato, ma è chiaro che lo show doveva appena cominciare, quindi in quel caso non era assolutamente possibile diciamo, fare una cosa del genere. Io, per quanto riguarda il problema che lei ha evidenziato delle chiese, durante i sopralluoghi qui nel territorio dell'Emilia Romagna, come soprintendenza, nelle chiese abbiamo avuto non la percezione, ma la certezza che la chiesa non sia interessata ai propri edifici pubblici, ai propri edifici di culto, perché deve continuare con il culto, ma anche perché in verità la tragedia che abbiamo constatato è che il terremoto era solo l'ultima delle cose, cioè lo Stato aveva già abbandonato la tutela delle chiese, perché è noto che noi non riceviamo più in quanto soprintendenze finanziamenti per l'attività sul territorio. Il territorio vuol dire anche Ferrara, cioè non vuol dire Francolino, per dire. Ecco, quindi abbiamo visto che le chiese, i danni maggiori erano già stati fatti, poi ce n'erano di catastrofici. Mi auguro che non accada in Emilia Romagna, al di là delle manifestazioni emotive, fusionali, eccetera, che naturalmente ci fanno anche piacere, come quella del 5 maggio dell'anno scorso, io mi auguro che non succeda in Emilia Romagna, che si pensi solamente al ripristino dei monumenti. Mi auguro che si pensi alla conservazione e al ripristino dei monumenti, però
quello che accade all'Aquila è che la soprintendenza è riuscita a stralciare gli edifici vincolati, non ha accettato di considerare negli aggregati urbani un restauro unificato di edifici non vincolati ed edifici vincolati, cosa che sarebbe la cosa da fare in un tessuto urbano come quello dei centri storici italiani. E quindi adesso vediamo molte gru all'Aquila, se voi andate all'Aquila ce ne saranno almeno 30 appena vedete, e queste gru stanno restaurando dei monumenti. Io sono dell'Aquila, come è chiaro, ma siamo molto contenti, ma la città non c'è e non ci sarà prima di 30 anni forse, e quella che sarà comunque diversa, perché fino a che non ci si impegna per una reale restituzione dell'architettura civile, la città non rinasce. Si può ricostruire la chiesa, si può ricostruire il castello, ma diventa una, non so, nel caso dell'Aquila, non so cosa, una Disneyland della rovina. Quindi mi auguro davvero che si faccia qualcosa per ricordare, oltre a un'applicazione migliore delle leggi che sono passate, le nostre delle leggi di tutela, ricordare che esiste l'edificio, gli edifici civili. Vorrei anche ricordare che Italia Nostra a livello nazionale sta cercando di proporre l'inserimento dei centri storici nel loro insieme nel codice dei beni culturali, che è un'operazione che ci sembra a questo punto necessaria, visto che le regioni faticano a riconoscerne il valore e invece fanno parte, sono l'anima della nostra civiltà, e dobbiamo inserirle fra le tutele difese anche dal codice nazionale.